Storie italiane. Le paperelle della principessa. Quando la principessa Agatha aveva solo 8 anni, pretendeva che i suoi giocattoli, soprattutto le paperelle, le parlassero. Tesoro, tesoro, i giocattoli non possono parlare, non sono esseri viventi come noi. No, devono parlare. Potremmo comprarle dei giocattoli parlanti. No, io voglio che queste papere mi parlino e giochino con me. Oh, vuoi avere i tuoi servitori? Servitori? Come le paperelle. Piccoli esseri che ti seguono, ti parlano e giocano con te tutto il giorno. Sì? Come le paperelle. Oh, il mio piccolo angelo, mi dispiace, ma non è possibile. No, voglio le mie paperelle, voglio le mie paperelle, voglio le mie paperelle. Oh, la mia bambina, certo avrai le tue paperelle. Ma... Lascia che me ne occupi io. Tesoro, avrai le tue paperelle se riesci a convincere la luna a venire a cena con noi. Che ne dici? La luna? È giusto. Se vuoi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio. Salve, signor Moon. Dovrei chiamarla zio Moon. Ti chiamerò zio Moon. Che ne dici? Allora, vedi, ho un problemino. Mamma e papà vogliono che ti inviti a cena, altrimenti non avrò le mie paperelle. E io voglio davvero le mie paperelle. Quindi... Sì, tu sei invitato per una cena reale al nostro palazzo stasera. Ti aspetterò. E se non verrai, io non ti parlerò mai più. È giusto. Se vuoi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio. Ma come potete vedere, la luna non venne. La piccola Agatha aveva il cuore spezzato. Quella notte la piccola principessa pianse nel suo letto quando un improvviso raggio di luce riempì la sua stanza. Saltò in piedi nel suo letto e vide un uomo in piedi nella sua stanza con una pallida luce bianca che si radava dal suo corpo. Lui era la luna. Mi dispiace, Agatha. Non ce l'ho fatta a venire per cena. Ero un po' impegnato a intrattenere i lupi, capisci? Tu sei lo zio Moon? Sì, lo sono. Ora dimmi, come posso farmi perdonare? Io voglio le mie paperelle. Beh, non è una cosa impossibile. Va bene, così sia. Quando ti sveglierai al mattino, scoprirai che questi piccoli giocattoli si sono trasformati nelle tue paperelle. Ma ricorda, se mai arriverà un momento in cui ti troverai in grave pericolo, potrai chiedere aiuto a queste paperelle. Ti aiuteranno con la magia, ma poi torneranno ad essere giocattoli per sempre. Come hai detto tu, se vuoi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio. È giusto così. Oh, i lupi stanno ululando, ora devo andare. Ciao, Agatha! Ciao, ciao, zio Moon, e grazie mille! La mattina dopo, Agatha si svegliò nel caos del palazzo. Mamma, cos'è successo? Wow! Agatha fu sorpresa nel vedere che i suoi piccoli giocattoli gialli si erano davvero trasformati in esseri viventi che correvano per tutto il palazzo spaventando tutti. Agatha, vai a nasconderti nella tua stanza, guardie, prendete queste cose! No, mamma, aspetta! Agatha! La regina, le cameriere e le guardie rimasero scioccate nel vedere i piccoli esseri precipitarsi verso Agatha e saltarle in braccio. Agatha? Cosa sta succedendo? E così Agatha spiegò tutto a sua madre. Il re, che entrò in quel momento, era altrettanto sorpreso. Agatha dovette allora spiegargli tutto, di nuovo. Tutti rimasero a bocca aperta alla vista miracolosa mentre la principessa si allontanava con le sue paperelle. La luna è venuta davvero? Me lo chiedi come se fossi stata lì? Da qui
quel momento in poi il palazzo fu in costante confusione, con la principessa e le sue paperelle che creavano un caos assoluto correndo in qua e in là e giocando tutto il giorno. Agatha e le sue paperelle erano inseparabili. Attacco di solletico! Attacco solletico! Attacco solletico! Oh, cielo! Smettila! Smettetela di farmi solletico! Paperelle birichine! Ai vostri posti! Pronti? Via! Via! C'era una volta un re che aveva una bellissima regina. Ah, le mie adorabili paperelle! Buonanotte! La principessa Agatha era molto felice con le sue paperelle e col passare dei giorni si affezionava sempre di più a loro e non poteva neanche pensare di separarsene. Ora, lontano dal regno, il pericolo incombeva nell'oscurità. Morpheus, il malvagio re del regno vicino, aveva pianificato di attaccare Solina in modo subdolo. Solina dorme. Questo è il momento perfetto per colpire. Soldati, all'attacco! E nel giro di poche ore Solina stava bruciando e la sua gente era nel panico. Non ci volle molto tempo perché Morpheus e i suoi uomini facessero irruzione nel castello e sconfiggessero le guardie reali. Oh no! Re Barnard, il tuo regno ora è mio! Uomo malvagio! Pensavo fossimo in buoni rapporti! I buoni rapporti non fanno un grande re. Una buona pianificazione, sì! Guardie, arrestateli! E dov'è la principessa? Portatemela subito! No! Risparmia la mia bambina! Oh, sì! Lei andrà nelle segrete con te! Guardie! Le guardie si precipitarono subito verso la camera della principessa, ma quando aprirono la porta, lei non c'era. Dov'è la principessa? Cercatela! E mentre veniva organizzata una grande ricerca per trovare la principessa, Agatha e le sue paperelle stavano lentamente eliminando gli uomini di Morpheus uno ad uno. Eh? Cos'è stato? No! Smettila di solleticarmi! No! Basta! Eccoti qua, principessa! È ora di portarti a... Oh no! Toglimi queste cose! Ottimo lavoro, paperelle! Ma questo non basta! Dobbiamo fare qualcosa per sconfiggere l'enorme esercito... Sola volta, altrimenti i miei genitori e molte altre persone innocenti non vedranno il sole di domani. Magia? Magia? Agatha comanda, noi facciamo magia! Una volta! Sì! Oh! E in quel momento Agatha capì cosa stessero cercando di dirle le sue paperelle e le parole della luna risuonarono nella sua mente. Ma ricorda, se mai verrà un momento in cui ti troverai grave pericolo, potrai chiedere aiuto a queste paperelle ti aiuteranno, ma poi torneranno ad essere giocattoli per sempre. Come hai detto tu, se vuoi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio. È giusto così? No, non posso farlo. Non posso perdervi. Re, regina, pericolo! Pericolo! Oh. Agatha cadde in ginocchio e abbracciò le sue paperelle. Agatha, comanda! Noi facciamo magia! Agatha guardò la devastazione intorno a lei. Pensò a suo padre e a sua madre e poi, con il cuore pesante, disse: va bene, fate la vostra magia, salvate i miei genitori e il regno. Forza! Una luce intensa balenò davanti agli occhi di Agatha e la accecò per un attimo. E quando finalmente poté vedere, vide che le sue paperelle erano tornate ad essere i giocattoli che erano. No! Nel frattempo, tutti gli uomini di Morpheus persero i sensi e caddero a terra. Cosa? Che succede? Morpheus sentì il suo corpo tremare e poi, con un forte grido, cadde a terra anche lui.
Il re e la regina rimasero scioccati. Senza perdere tempo, il re ordinò ai suoi uomini di mettere il nemico dietro le sbarre. Soline esultò per la sorprendente vittoria e mentre tutti festeggiavano, la piccola Agata piangeva stringendo forte le sue paperelle. Eccola qui! Agata! Abbiamo vinto! Perché stai piangendo? Le mie paperelle! Agata raccontò tutto ai suoi genitori. Ci dispiace, piccola, ma siamo orgogliosi di quello che hai fatto per noi. Sei stata coraggiosa e hai preso una buona decisione. Sì, hai sacrificato la tua felicità per salvare il regno! E in quel momento, la luna, che aveva visto tutto accadere davanti a sé, apparve vicino a loro. Agata! Zio Moon! Quello che hai fatto è lodevole. E per questo ti restituisco le tue paperelle. Domani, quando ti sveglierai, vedrai che saranno tornate in vita. Cosa? Davvero? Sì. Oh, devo andare. I lupi stanno ululando. E come potete vedere, la mattina dopo Agata si svegliò al suono del caos. Sì, le paperelle erano tornate in vita e Agata le abbracciò forte. A volte i bambini fanno quello che gli adulti non riescono a fare. Annuncio che le paperelle fanno parte della famiglia reale d'ora in poi. Davvero? Sì, se vuoi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio. È giusto. Ha 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 ha